Il terribile terremoto del 30 ottobre 2016, che ha sconvolto il centro Italia, ha provocato anche la distruzione del monastero delle sorelle povere, le Clarisse di Norcia. Da allora sette sorelle di clausura sono state ospitate presso una struttura diocesana di Cerce Maggiore, in provincia di Campobasso. Da ieri, finalmente, hanno invece trovato una nuova sede perfettamente idonea alle esigenze della loro vita contemplativa. L'idea è della provincia dei Frati Minori di Puglia e Molise, che ha messo a disposizione delle Clarisse a titolo gradu gratuito e a tempo indeterminato il convento di Sant'Antonio di Biccari. Ieri la cerimonia ufficiale di consegna, vediamo. Una giornata straordinaria perché il segno della solidarietà vince, in, in questo caso ospitando le Clarisse colpite dal terribile terremoto. Sì, certo. Le Clarisse hanno vissuto il terribile sisma a Norcia lo scorso anno, pertanto hanno avuto il bisogno di trovare un luogo più confacente alla loro vita spirituale e contemplativa. Pertanto benevolmente abbiamo voluto consegnare alla diocesi, incomodato d'uso gratuito, questo luogo perché se ne potesse occupare eh, attraverso l'assistenza spirituale. È un luogo dall'importanza storica straordinaria. E qui hanno vissuto anche due santi. Sì, di fondazione nel 1472, ci sono i resti mortali di due eh, fratelli morti in odore di santità, e pertanto una santità che continua perché anche le sorelle di Norcia hanno portato con loro il corpo della beata Lucia da Norcia. Ecco, eh, quante sono le sorelle che saranno ospitate qui, e pensate per quanto tempo? Le sorelle sono sei e non ci siamo andati un tempo, eh, possiamo dire oggi a lungo termine perché veramente il loro monastero è compromesso dalle fondamenta. Questa, questa, questo convento è inserito nel cuore di una terra straordinaria di passione, di, di sentimenti e il segno dell'accoglienza c'è tutto. Certo, è gente buona e pertanto ha visto in questa nostra solidarietà un'azione dello Spirito Santo vera e propria, pertanto ehm, è tutta in attesa, una gente che è incoraggiata a conoscere, a voler conoscere la vita contemplativa e a poter beneficiare. Ecco, di queste sorelle che sicuramente consegneranno a questo popolo tanta vicinanza, tanta preghiera e tanto ascolto. Eccellenza, è un giorno di festa perché si consegna una struttura in segno di solidarietà. Sì, è un giorno di festa ma anche di accoglienza di un'esperienza significativa per la nostra diocesi e per il nostro territorio. Ecco, i, un, i colpite dal terremoto vengono ospitate qui a Biccari, un po' quello che avveniva durante la, subito dopo la seconda guerra mondiale, dopo i bombardamenti. Eh, in tanti sono venuti qui da queste parti, proprio ai, ai piedi della città di Biccari, a trovare ospitalità. Questo significa che questa è una terra ed è una gente ospitale, gente aperta, ospitale che noi dobbiamo cercare di... Così di incoraggiare il più possibile in, questo, in questi gesti di solidarietà che poi arricchiscono anche noi, soprattutto noi che li riceviamo. Qual è il messaggio che può partire oggi da qui, da Biccari? Con la presenza delle monache, il messaggio è semplice e è difficile allo stesso tempo. Il primato di Dio nella vita della Chiesa, nella vita dei cristiani, nella vita del mondo.